In ordine di tempo è la nona laurea honoris causa che riceve, ma per la prima volta il prestigioso riconoscimento in giurisprudenza. Cardinale, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Gianfranco Ravasi riceve la pergamena a firma dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria direttamente dalle mani del ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. Devo dire che è il segno del prestigio e dell'autorevolezza raggiunti dal candidato, un'autorevolezza che è insieme scientifica, etica e morale e che è unanimemente riconosciuta e apprezzata. Tutti siamo qui a testimoniarlo con grande stima e con grande gioia. Durante la cerimonia, alla presenza dei rappresentanti del mondo accademico, della politica e della magistratura, il cardinale Ravasi, nella sua Lectio Magistralis, ha toccato il tema della natura umana, dello stretto rapporto tra diritto e religione, senza dimenticare la questione dell'accoglienza ai migranti e quella della criminalità organizzata. In una terra così difficile come la Calabria, lei ha affrontato anche il problema tra la criminalità organizzata e la sacralità. Beh, ringrazio per questa domanda. Io ritengo che questa sia una componente che non tocca soltanto la vostra terra, proprio perché abbiamo da un lato religione e criminalità in questi ambiti dell''ndrangheta, della mafia e così via, che si sono strutturalmente unite, e questo è veramente deleterio. Il compito adesso che deve fare non soltanto la religione, ma che deve fare anche la politica, è quello di spezzarla. La Chiesa in questo caso deve essere in prima fila. Il coraggio di Don Pino Puglisi è l'esempio, il modello per eccellenza. Conclusioni affidate invece al ministro dell'Interno Marco Minniti. Dominella Trunfio per la CNews 24.